tempo lontano, quando il genere umano fremeva al clamore di grandi battaglie e tiranni sanguinari spadroneggiavano su una terra in tumulto, il destino di un popolo inerme è affidato alle decisioni di una giovane regina. Il suo nome, Vida. Mia regina, un messaggio dai confini orientali. Informa al popolo che radunino le provviste e mi raggiungano al castello. Siamo in pericolo. Un grande esercito marcia verso il nostro regno, comandato da un re tanto malvagio che la sua fama lo precede. È lui. Attila. Ci nasconderemo qui. Queste mura ci proteggeranno. Va, Merek, non ci rimane molto tempo. È tutto ciò che rimane? Sì, mia signora. Potrebbe sfamarci ancora per qualche giorno. Convoca il consiglio maggiore, Merek. Ci riuniremo all'imbrunire. Spero tu abbia un buon motivo per disturbarmi, Ellac. Questa mattina abbiamo controllato l'ultimo granaio. Ebbene? Vuoto. Come tutti gli altri. Sapevano del nostro arrivo. Si nascondono come topi. Ma come ogni topo quando ha fame, esce dal suo buco. Dopo la caduta di Margus, parlavi di invadere l'Occidente, di conquistare Roma. Sembra che tu ti stia dimenticando del nostro vero nemico. Il vero nemico è chiunque si opponga al mio volere. Perché restare qui senza combattere? Ho sentito parlare di un avamposto romano. Oltre quelle montagne. Forse dovremmo muoverci. Silenzio! Rimarremo qui. Ora, lasciami solo, Ellac. Non potranno più sfuggire alla mia ira.
quando l'ultimo chicco di grano verrà consumato. Siamo in trappola. Quell'ultimo sacco di grano non durerà a lungo. Ormai è questione di ore. È tutta colpa della regina. È stata lei a condurci qui. Dovremmo tentare la fuga, altrimenti queste grotte diventeranno la nostra tomba. Dovremmo arrenderci. Mai. Piuttosto la morte. Forse. Ma e se consegnassimo la regina? Signori. Come ben sapete, il tempo scarseggia e urge trovare una soluzione al più presto. Nulla è più importante di voi, mio popolo. E Dio mi ha designato come vostra guida in questo mondo. È mia intenzione onorare il suo volere affinché pace e giustizia prosperino ancora in queste terre. Sono disposta a dare la mia vita, se questo potrà salvare la vostra. Se pensate di placare la cieca sete di conquista degli Unni, ebbene, consegnatemi all'istante. Ma questo non basterà. E voi lo sapete bene. Dobbiamo cercare aiuto. E come? Questi barbari controllano ogni via di uscita. Non abbiamo alcuna possibilità di uscire da qui. Conosco una via. Vicino all'altare, scavato nella roccia, c'è un antico cunicolo, costruito dai nostri avi tanto tempo fa. Sbuca nella foresta dei castagni, a qualche miglia di distanza dall'ultimo insediamento romano. Qualcuno potrebbe attraversarlo e... E sarebbe un suicidio. Nessuno di noi anziani potrebbe affrontare un'impresa così ardua. Ci andrò io. Tu, ragazzo, avvicinati. Qual è il tuo nome? Mi chiamo Taras, figlio di Einar, il fabbro. Conoscevo tuo padre. Era un bravo uomo. Conosco ogni angolo del nostro regno. Ho passato tutta la mia vita a scoprirne i segreti. Fidatevi di me. È deciso. Partirai stanotte. Segui il corso del fiume fino alle pianure. Là troverai alcuni villaggi ancora fedeli alla corona. Sarò presto di ritorno. Taras. No!
Non male il vino di questa gente. Lo sai che pezzo di legno è questo? È frassino. Molte delle nostre lance sono fatte proprio con questo legno. Lo sai perché? È resistente, flessibile. Ma nulla può contro l'ardore delle fiamme. Cos'è che vuoi ancora? Attila. Voglio vederli bruciare. Giunta la tua ora, regina! Ora vedrai morire ogni uomo, donna e bambino che ha osato sfidare Attila! A te la scelta! Muori di fame o per mano della mia lama! Contate, Unni, il grano dorato ai vostri piedi! Tanti sono i chicchi! Quanti sacchi di grano ancora custoditi nel castello! Vana è stata la vostra attesa! Abbiamo scorte a sufficienza per affrontare tutto l'inverno! Contate, Unni, uomini dimenticati da Dio! Mai questo regno cadrà in mano degli usurpatori! Mai questo popolo si sottometterà ad un tiranno! Vattene, Attila! Prima che il tuo esercito si rivolti contro di te! Deve esserci un passaggio segreto che collega il castello con l'esterno. Non abbiamo più motivo di restare qui. Levate le tende, radunate le armi! La strada verso Roma è ancora lunga! E allora fu l'astuzia a vincere la forza, a sovvertire la sorte già segnata. L'alto prezzo della sopravvivenza e il sacrificio, la moneta del vivere e il coraggio.